Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova puntata del corso di videosorveglianza online. Oggi siamo qui a parlare di basi teoriche di sicurezza. Voglio inaugurare questa lezione con una massima. The S in IoT stands for security. Ossia, la S in IoT sta per sicurezza. E ovviamente non c'è una S in IoT. È un modo per dire essenzialmente che l'internet delle cose molto spesso è insicuro. La ragione è molto spesso legata al fatto che molte compagnie che producono cose nell'IoT non sono compagnie informatiche. Io penso ad esempio ai lucchetti. Chi produce lucchetti si occupa della parte di sicurezza fisica. E molto spesso quella informatica lascia a desiderare. Così come quando si tratta di prodotti fisici, alle volte le aziende che si occupano di informatica fanno prodotti informaticamente sicuri, mentre la parte di sicurezza fisica non è eccellente. È la ragione per cui alla fine, in certi casi, un informatico deve essere anche un esperto di cassinamento di lucchetti, detta un po' così. Ironia a parte, quella delle videocamere di sicurezza è una situazione abbastanza brutta dal punto di vista della, appunto, sicurezza, non questa volta di sorveglianza, ma informatica. L'esempio più noto è Mirai, ossia un malware che si è diffuso su dispositivi IoT, tra cui le webcam, sfruttando password deboli e che alla fine compiva attacchi di DDoS. Tra l'altro, il codice sorgente di questo malware è liberamente disponibile, sono state fatte varianti oppure si può studiare per scopi didattici. Un'altra vulnerabilità che mi è capitato di incontrare è quella che leggete qui, la CVE-2018-188, che essenzialmente, semplicemente, inviando una stringa di caratteri abbastanza lunga sull'ottantina di caratteri nel campo della password, fa un DOS alla videocamera, essenzialmente la videocamera si spegne. Immaginatevi cosa può succedere se basta inviare un comando del genere per essenzialmente spegnere una videocamera e poi magari fare una rapina. Bisogna stare attenti, a molte compagnie non interessa più di tanto la sicurezza. Bisogna tuttavia essere anche realistici. Se si seguono delle norme basilari di sicurezza ci sono degli obiettivi molto più succosi della vostra webcam domestica o del negozio. Quindi non bisogna partire con l'idea spendo 10.000 euro per un assessment di sicurezza professionale. Bisogna seguire delle semplici regole per avere una ragionevole sicurezza per la propria webcam. Qui vedremo la parte teorica. Ci sarà più avanti un video dove si vedono una parte pratica, ad esempio l'impostazione di una VPN, infatti vedremo questa cosa più avanti, oppure l'uso del port forwarding, magari anche una piccola analisi la farà Ferdinando, che come sapete è molto bravo. E adesso passiamo alla questione realismo. In un'installazione professionale si usano delle pratiche molto particolari, molto spesso si usa l'air gapping, ovvero si usano delle LAN virtuali, insomma si sta molto attenti alla sicurezza, si usano dei dispositivi professionali, si usano dei firewall, ma in un'installazione domestica nulla vieta di farlo, ma risulta molto costoso e soprattutto eccessivo per quello che è un uso domestico. Ci concentreremo essenzialmente su tre cose in questa visione e nel video pratico. Il problema è garantire che la webcam o il relativo sistema webcam, quindi ad esempio se avete un registratore, non sia accessibile agli utenti non autorizzati nella rete. Poi garantire che la webcam non sia accessibile a chi non è autorizzato al di fuori della rete ed evitare che siano sfruttate eventuali vulnerabilità o che eventuali malware possano infettare la vostra videocamera. Una scelta ragionevolmente sicura è quella delle cloud cam, chiamiamole così, sono telecamere che supportano un cloud. Tale cloud può essere un cloud specifico dell'azienda che magari si fa pagare per il servizio, oppure può essere un cloud vostro. Ad esempio ci sono webcam che permettono di funzionare con una cosa che viene installata su Amazon, sugli Amazon Web Services. E se ci si fida del fornitore può essere una buona scelta, perché essendo la videocamera che inizia il procedimento di connessione non viene aperta nessuna porta, la comunicazione avviene solo con il server cloud del produttore o il server cloud che scegliete voi. E quindi quando voi accedete al server cloud, posto che questa azienda sia affidabile, posto che abbia le giuste misure di sicurezza e posto che voi usiate una password ragionevolmente sicura, non dovrebbero esserci problemi. Chiaramente se avete una IP camera solo cloud, se l'azienda fallisce o dismette i propri servizi, diventa un fermacarte, ma c'è da dire comunque che il caso di telecamere che siano esclusivamente cloud è abbastanza raro. Quasi tutte supportano comunque la possibilità di essere collegati con i classici protocolli che abbiamo visto nella puntata precedente. Qui vediamo un disegno bellissimo, potrebbe essere un NFT, fa capire a tutti che non ho fatto il liceo artistico,
di come funziona. Essenzialmente voi avete la vostra webcam che fa lei una connessione al cloud, quindi il router, la parte firewall del router, diciamo, la permette senza nessun problema, e tale connessione quindi non richiede alcun port forwarding né nulla. Poi quando vi connettete alla cloud vedete quello che la vostra videocamera sta vedendo, oppure se ad esempio ci sono delle cose relative all'analisi, quindi ad esempio sensori di movimento, cose così, venite avvisati e potete andare a vedere. Come vedete, la sicurezza è ragionevole, il vostro router non espone nulla. Per questo è, diciamo, la scelta più sicura nel momento in cui il fornitore è fidato e le password sono al sicuro. C'è invece una seconda opzione che purtroppo è molto diffusa, ma è la scelta peggiore, ossia il tutto aperto quasi. Essenzialmente si collega la webcam in rete locale e tramite il port forwarding impostato sul router si permette a tutta internet di vederla. Essenzialmente si rediretta, diciamo così, il port forwarding è un tema interessante, si potrebbe fare un video a tema, ma voglio lasciarla semplice. Essenzialmente si permette a tutta internet di vederla. Questa idea andava bene alcuni anni fa, decine probabilmente, quando essenzialmente un IP univoco, magari con una porta un po' strana, è una garanzia di sicurezza, ma al giorno d'oggi è molto semplice scannerizzare tutta la rete. Lo fa Shodan, lo fanno i motori di ricerca delle webcam, ma lo fanno anche i pirati informatici. Ed è purtroppo, come già dicevo, una delle configurazioni più consigliate, specie dalle webcam più economiche. Molto spesso vi viene consigliato usare il port forwarding con la password di default. Peccato che la password di default sia nota. Oppure, questa è una cosa che fanno alcuni, mettono delle password molto semplici, tipo come può essere, non so, sala, camera, cose così, e tali password sono ovviamente copribili in poco tempo, è quello che fa Mirai, ma è quello anche che fanno molti scanner. Qui vedete essenzialmente la rappresentazione grafica, la vostra webcam ha essenzialmente un tunnel, diciamola così, non è propriamente così, in termini tecnici, che la collega a internet, e voi ci potete accedere con la vostra password come se fosse in rete locale. Il problema è che la stessa cosa può fare Shodan, e la possono fare i pirati informatici. Tale configurazione, senza password o con password non particolarmente sicure, è una scelta suicida. Essenzialmente avete la garanzia di finire su Shodan o su qualche sito simile. Un altro sistema che è ragionevolmente sicuro ma non è perfetto è quello di impostare una password solida e fare poi il port forwarding. E è una soluzione che è migliore chiaramente, ma non è ideale. Prima di tutto, molte webcam non utilizzano TLS, quindi esiste un rischio di intercettazione del flusso video o della password. Ed è anche possibile che vengano sfruttate delle vulnerabilità, specie se sono delle webcam magari non particolarmente nuove o di marche che non aggiornano particolarmente. Per di più, se si hanno molte webcam, la configurazione nel router diventa tediosa, bisogna essenzialmente una per una, normalmente, alcuni router hanno funzionalità migliori, comunque una per una fare il forwarding a mano, è un po' noioso. Qui vedete la spiegazione, essenzialmente il grafico è lo stesso di prima, solo che c'è la componente password. Quando qualcuno si connette gli viene richiesta una password, se non la mette ovviamente non funziona. Prima di tutto dobbiamo notare che alcune webcam, soprattutto vecchie, non proteggono alcuni flussi, quindi è solo protetta la pagina principale. E ovviamente una webcam del genere non dovreste collegarla a internet. In alcuni casi, essenzialmente se si sa che l'URL per visualizzare il flusso video è, non lo so, host/video.rtsp, una roba del genere, può essere, la vedono, e questa non è una buona cosa. Ma anche con una webcam sicura, certo, non possono vedere il flusso video, prima di tutto possono comunque provare a indovinare la password. È difficile che lo facciano, perché ci sono obiettivi molto più succosi, ma può essere, e soprattutto possono comunque sfruttare delle vulnerabilità. Quindi se la vostra webcam ha una vulnerabilità per cui, ad esempio, se mettete 50 caratteri nel campo della password e poi mettete dello shellcode, apre una shell, ovviamente sono problemi, diciamo. Quella che è la soluzione migliore, che con alcune varianti usata anche nel campo professionale, è usare una VPN. Non parliamo delle VPN commerciali che vengono pubblicizzate, quelle servono per altre cose. Si parla di VPN domestiche, essenzialmente voi avete un computer installato nella vostra rete, che funziona 24/7, ma non è detto che debba essere un gran computer, in realtà va bene anche un Raspberry Pi Zero che costa sui 15-20 euro, e garantisce una sicurezza esterna molto elevata. Essenzialmente questa connessione utilizza una chiave crittografica che, a meno di vulnerabilità nella sua generazione, non può essere craccata in tempi umani, diciamola così. E a livello di rete locale garantisce una sicurezza pari a quella che avete già, nel senso non la migliora, a meno che ad esempio abbiate delle regole di firewall per cui la webcam può essere contattata solo dall'IP della VPN, che si può assolutamente fare, tra l'altro, non è secondo me necessario. Bisogna comunque avere delle misure di sicurezza, ovviamente bisogna avere una password buona, bisogna essere sicuri che la propria rete locale non venga violata facilmente, e pur non garantendo una sicurezza assoluta, è un'ottima mitigazione alla stragrande maggioranza delle vulnerabilità.
Come ho già detto, non vi spiegherò adesso come impostarla, ci sarà un video con Ferdinando, se siete impazienti basta che cercate PyVPN, secondo me quello è il metodo più semplice, e ci sono, mi pare, dei buoni tutorial anche in italiano, non ho voglia di linkare uno specifico, ma ci sono. Qui vedete il grafico, anche questo bellissimo. Il router ha sempre, diciamo, un tunnel, ma tale tunnel conduce al servizio VPN, al computer su cui c'è la VPN, e c'è bisogno di un'autenticazione perché tale tunnel effettivamente funzioni. E poi dal computer della VPN vi connettete al computer della camera. Ovviamente, come avrà già notato qualcuno, questa cosa non si può fare anche non solo con una VPN, si potrebbe fare anche con SSH. In realtà, la VPN è semplicemente il metodo, a mio parere, più semplice e più immediato. Shodan, o un pirata informatico, può sapere potenzialmente che c'è la VPN, può trovare il vostro router, ma non può sfruttare questo tunnel. Quindi non sa neanche che c'è una webcam dietro. Un altro elemento da valutare è la scelta wireless contro cablato. In un contesto professionale è decisamente più importante, ma è una cosa che si può tenere a mente anche in questo caso. In qualsiasi caso, una webcam cablata è tendenzialmente più sicura di una wifi collegata via wifi, dato che il segnale wifi può essere comunque impedito o si può ingannare con un classico evil twin la videocamera convincendola a collegarsi a un'altra rete. Con una webcam cablata ovviamente non c'è il problema. C'è anche da dire tuttavia che in un contesto non professionale è molto probabile che ad esempio non ci sia un UPS. Quindi basta tirar giù la corrente in qualche modo per spegnere qualsiasi webcam. È una cosa da valutare magari dove si ritiene che ci sia un rischio di furti più elevato, ma c'è anche da dire che se tale rischio è particolarmente elevato, conviene rivolgersi ai professionisti e non fare il fai da te. Come vi dicevo, un'altra cosa molto importante da fare è scegliere una buona password. Nel caso in cui si usi una VPN è accettabile avere anche una singola password per tutti i dispositivi, a patto che sia sufficientemente forte. Se invece per una qualsiasi ragione avete deciso di esporre direttamente la vostra webcam a internet tramite il port forwarding, è essenziale che ogni webcam abbia una singola password, che deve essere diversa da qualsiasi password che usate. Se, insomma, dovete sceglierla, il consiglio è usare una password che ha numeri, lettere maiuscole e minuscole e anche caratteri speciali, male non fanno, che sia lunga almeno 10-12 caratteri e non contenga nomi o termini da dizionario, nel senso una password tipo webcam 1234 è veramente poco sicura. Mentre invece QXL, punto esclamativo, 23M4, trattino basso, è ben più sicura tendenzialmente. Un'altra cosa da considerare è la cifratura del video. Alcune IP camera permettono di cifrare il proprio flusso video. Se è possibile, conviene attivarlo, perché è una sicurezza in più. C'è da dire che in molti casi comunque viene effettuato semplicemente tramite TLS, che vuol dire il lucchetto HTTPS volgarmente. Se voi usate una VPN, è un po' ridondante, diciamo, perché il traffico via internet è già cifrato dalla VPN. Ovviamente ha comunque senso farlo. Ma se si usa una classica connessione a internet, è bene notare che se non si usa una forma di cifratura, il flusso è intercettabile da chi c'è nel mezzo. Quindi bisogna stare attenti. È preferibile sempre usare HTTPS se supportato. E anche videocamere abbastanza vecchie di media lo supportano, quindi non dovrebbe essere un problema. Un'altra cosa importante è tenere aggiornato il software. D'altronde, come qualsiasi software, anche il firmware dell'IP camera può avere delle vulnerabilità. È quindi importante installare gli aggiornamenti. Alcune webcam più moderne, specie se più costose, vi avvisano loro quando c'è l'aggiornamento e vi potete installarlo. Mentre invece i modelli più vecchi spesso dovete essere voi che andate a vedere se c'è o meno un aggiornamento. È comunque possibile usare i modelli non aggiornati? Sì, vedremo in un video futuro come usarli, però sono sempre un po' meno sicuri e spesso hanno dei problemi di funzionalità. Bisogna stare attenti anche ai firmware falsi, non è solitamente la prima preoccupazione, ma è possibile che qualcuno diffonda un firmware infetto per la vostra webcam, quindi dovete stare attenti. Ciò può avvenire ad esempio magari con dei siti truffa, delle email truffa, del tipo installa questo aggiornamento per avere delle funzionalità in più, ma può anche capitare che qualcuno acquisti una videocamera su Amazon, modifichi il suo firmware e la rimandi indietro e tale videocamera non venga resettata. Vi lascio, se lo trovo, un video molto interessante in descrizione che dimostra la possibilità di questo stesso attacco. In sostanza, diciamo che un reset di fabbrica con un firmware noto, appena avete comprato la webcam, male non fa. Ovviamente anche è possibile registrare il flusso, come già vi ho detto. In questo caso ci sono gli NVR, diciamolo più all'inglese, che sono sistemi di registrazione digitali via rete. Per essi valgono essenzialmente le stesse considerazioni, quindi tenerli aggiornati, usare password buoni, esporli a internet solo se essenziale. Parleremo meglio del tema comunque sul video apposta sulla videoregistrazione. Un'ultima cosa da considerare, però questa inizia, diciamo, a sbordare nel tema semiprofessionale, è l'isolamento. Infatti, è possibile, e nei casi professionali è doveroso, separare la rete dell'IP cam dalla rete normale, diciamo così.
così che in caso di violazione della telecamera essa non possa essere usata come testa di ponte o che non sia possibile comunque un'interazione. Quindi, ad esempio, la webcam è visibile solo via rete locale, non via internet. Sono essenzialmente a livello, diciamo, amatoriale possibili tre modi. Il primo è usare le VLAN supportate. Essenzialmente create una rete virtuale per le IP cam, ne create una per la vostra rete, così sono separate. È possibile anche separare le subnet, ossia dire ad esempio che le vostre IP cam sono su 192.168.1. qualcosa, mentre invece il resto della vostra rete è su 192.168.5, ad esempio. E questa è una cosa interessante, se non impostate alcun gateway per la rete delle vostre IP cam non saranno connesse a internet, quindi le potete consultare solo in rete locale, ad esempio da un dispositivo che è connesso a entrambe le subnet. È possibile anche usare le regole del firewall per stabilire, ad esempio, che la webcam può comunicare solo con alcuni dispositivi, solo in determinati modi. Se vi interessa, lasciate un commento e faremo un video anche su questo tema. È interessante. Comunque, non lo ritengo strettamente necessario, devo dire, perché con tutte le misure che abbiamo già visto, che vedremo meglio in pratica con Ferdinando, la vostra webcam è già ragionevolmente sicura. È molto difficile che qualcuno riesca a violarla in modo proficuo, diciamo. Quindi non è strettamente necessario mettersi a fare tutto il casino di separare la rete, mettersi lì, creare delle subnet oppure delle VLAN, impostare regole del firewall per una cosa che molto probabilmente non accadrà mai. Detto questo, vi ringrazio per aver visto il video, vi invito a commentare con le vostre considerazioni, a lasciare un mi piace, a leggere in descrizione per i riferimenti usati, ci sono anche due documenti di diverse aziende di IP cam sulla sicurezza che sono delle letture interessanti. Trovate in descrizione anche dei modi di supportare questo corso se vi è piaciuto, se vi è stato utile. E buona continuazione al prossimo video, che dovrebbe essere appunto quello con Ferdinando sul tema della sicurezza pratica.